vita. Potresti andare a fare in culo tu e l'amico tuo Macron. Avete ridotto il paese ad una larva umana con le vostre idee del cazzo, avete distrutto il mondo del lavoro, avete distrutto i pensionati, avete tagliato gli stipendi, il lavoro, avete rovinato l'Italia. Adesso cosa volete? Adesso pagate. Salvini, grande uomo, grandissimo uomo. Però siete ridicoli, avete massacrato Salvini per mesi, i manifesti, gli striscioni, Zorro, il fascismo, i professori a scuola, la libertà in pericolo e poi ancora e poi la piazza mezza vuota a Piazza del Duomo, ti ricordi? La piazza è mezza vuota, il flop, tutto questo, il fascismo, 2-3 mesi di rottura di coglioni, in cui in realtà abbiamo sguazzato anche noi, per carità, 3-4 mesi di rottura di cazzo e poi che cosa? Arriva il 34%. No, ma per dire, a me non me ne frega un cazzo, ma questo è l'effetto di quello che avete fatto negli ultimi mesi. Ariace, ovviamente, Ariace e Lampedusa, basta solo questo, inutile che interpreti. Ariace e Lampedusa, ma Ariace e Lampedusa, la Lega, primo partito, basta, prendi e porta a casa. È ovvio, ma che roba c'è? Grazie Giorgia, grazie. Matteo, grazie a Fratelli d'Italia, grazie alla Lega perché ci ha ridato un po' di speranza. Buon lavoro a tutti. Come è giusto che sia? Ci sia una specie di adulterio, di connivenza fra gente diversa. C'è lui con quella mantina bruttina, piccolina, mostruosina che è Di Maio invece della legittima moglie che è Berlusconi. Berlusconi è la moglie di Salvini, l'altro è l'amante del cesso. Va bene, del cesso. Bueno, speriamo le proiezioni. Sta cambiando il vento. Il 34%, Valenzo, prendi il vento e vattene a fanculo, coglione! Guarda, sono appena uscito dall'ospedale perché, guarda, dopo ieri sera sono dovuto andare a fare un controllo. Psichiatria? Tutto certo. Cazzo gonfio, a furia di farmi le pieghe ieri notte. Trattamento che sanitario. Bello, a pensare alla fascia di Saviano, di Fazio, della Murgia, di Garlande, di Papa Francesco Fratoianni. Mamma, che godura, Giuseppe. Guarda, poi sono andato perché l'ultima invece me la tengo per stasera, perché stasera alle 8:30 con la mano sinistra i popcorn, con la mano destra sul mio bel pisellino, pronto a vedermi 8:30 per vedere la faccia della Gruber, Lily Gruber, con a fianco la nostra amica Marianna Aprile e l'altro là, come si chiama, Harry Potter, come si chiama? Ma sei un grande ascoltatore della formatissima Harry Potter, De Angeli, e poi quando vedo lui che proprio è la persona che odio più di tutti, Marco Travaglio. Vabbè, quello che c'è. Un segone che godo come pochi. Guarda, Giuseppe, ti racconto brevemente. Però Parenzo sostiene che in realtà i sovranisti hanno perso. Parenzo dice stronzate, perché come sa bene lui che è un falsario. Nel PPE l'Ungheria ha preso 50%. Sospesa, sospesa dal PPE. Gli brucia il culo, è come ieri quando l'Inter è andato in Coppa, poi trovare tutte le cose, ma sempre nel culo. Noi del guarda Milano la cartina, guarda la cartina dell'Europa, sono 28 paesi, uno esce, 27, vai a vedere. Marco da Milano, tutti quanti a dire che è stata una mazzata, solo lui, ma lui ormai è ridicolo, sembra mio papà ieri quando si attaccava. In Italia è certo che ha vinto Salvini, ci mancherebbe altro. Giuseppe, alle 4 vado a letto. Di mattina, sì. Sì, perché ho goduto ieri, ma dovevo vederlo questo 34 che saliva. Poi a un certo punto mi sveglio alle 10:30, figa, accendo la tele, c'è ancora Mentana, la Madonna, questo è minimo se ho fatto 2-3 grammi di pampa, perché un cazzo faceva ancora 6. Vabbè, poi a un certo punto vado per bermi il caffè che mi dovevo riprendere, cazzo, si tira la telecamera, c'è lui, faccia gialla come Homer Simpson, più spaventato della bambina di The Ring, la faccia proprio da cane bastonato, chi era Pirlento. Mamma mia, ti giuro, altro che caffè, vedere la sua faccia stamattina un'altra sega, ormai c'ho il cazzo, non riesco neanche più a trombare. Volevo dirti l'ultima cosa, dietro ogni politico c'è uno stratega, loro dicono di Putin, ma magari dietro Salvini ci fosse realmente Putin, perché dietro ai loro c'è quella merda di Soros, ognuno c'ha lo stratega, ma dietro a tipo più Europa, al potere al popolo, alla sinistra, che cazzo c'è? Luca Giurato, ma io mi domando, cazzo, ma Giuseppe, tu che capisci di cazzo,
Tu hai 5 finali di Coppa Italia, tutte e 5 giochi col 3-5-2, le perdi tutte e 5, la sesta dici cazzo ma cambia modulo. Queste tutte e 5 le elezioni vanno avanti, fascismo e ritorno del nazismo e casa fa sempre la solita cagata e perdo. Ma lo sai Fabrizio che Casa Pound e Forza Nuova insieme, no ma Forza Nuova e Casa Pound insieme hanno preso meno voti del partito animalista, sì, meno voti ragazzi del partito animalista, ci avete sfracassato i coglioni per un mese, per due mesi sul fascismo, hanno trovato un prodotto migliore da votare. Io seguo la politica da 6 anni grazie alla mia mamma, e da 6 anni subito io mi sono innamorato di Salvini al 3%, ma sai che ieri è stata la prima volta nella mia vita che il 99% del voto era per Salvini, ma quell'1% per una che è Giorgia Meloni, che sono così contento. Cioè, a parte allora, che è diventata diventa sempre più bella, io ho preso il 6, di quel Shrek di Oliviero Toscani che ha da dire su di lei, è proprio bella, brava, e tutta la sinistra insieme arriva quanto lei, e ce l'ho pigliata in culo. Fermo un attimo. Gad Lerner, il signor Gad Lerner, l'Italia leghista è un rivolgimento profondo, sociale e culturale, prima ancora che politico, come testimonia il voto nelle ex regioni rosse. Già dire l'Italia leghista, come se uno attribuisse l'Italia leghista, comunque lasciamo perdere. Già in passato le classi subalterne si illusero di trovare tutela nella trincea della nazionalità. Sembra figa questa cosa, invece è una puttanata, no? È vero, già in passato le classi subalterne. Che cazzo vuol dire le classi subalterne? Negli anni 30. Ma come parla? Ma come si scrive? Ma che roba come è? Si dice? Le classi subalterne. Ma che esistono le classi subalterne? Certo. Subalterne, ragazzi, per censo o per istruzione? Subalterne. Chiaro, sì, ma sì, che vuol dire le classi subalterne? Perfetto. Ragazzi, ma è una roba di uno snobismo, di un subalterno. Ma no! Perché il razzismo? Le razzismo un po' a proposito, mi pare. Si illusero di trovare tutela nella trincea della nazionalità. Non finì bene, ragazzi. Siamo sempre la solita storia. La paura, lo spettro del fascismo. Lo spettro del fascismo. Ma Ferì, Vittorio allora, come Petri, si dice? In provincia di Bergamo la Lega quella supera il 51%, ecco, e il Movimento 5 Stelle non arriva al 7%. Questa si chiama civiltà. Un ribelle come uno che credeva anche di essere figo. Una volta ti sfondavi la nasca, l'uccello. Adesso, fra 5-6 anni inizierai a farti sfondare il culo se vai avanti così. Capisci? Ho fatto una promessa ieri. Che non ti sfondi più la nasca. Se avessi vinto Salvini, per lui avrei smesso di pippare e lo faccio. Eccolo. Se invece il Milan fosse andato fosse andato in Champions, smettevo di bestemmiare. Il Milan non ce l'ha fatta, quindi continuo. E quindi passi a farti sfondare da un'altra parte. Scusami Gottardo, invece volevo dirti una cosa. Passi dalla nasca all'ano, capisci? Tu ce l'hai con questo governo, che sei l'unico che lo dovrebbe ringraziare. Io ce l'ho con quelli come te. No, che per te hanno fatto gli sgravi fiscali per i ciccioni di merda come te. E già dovresti ringraziare sto governo. E per te che ti hanno fatto studiare per niente, no? Quella signora gli ha detto: ma cosa vuoi che te se ti fregano la borsetta? Certo. Tratta cazzo a te, se ti fregano il borsello, l'unica cosa che trovano è le merendine che ti mangi durante il giorno. Qualche libro, falsari nello zaino, per esempio. Sei un incrocio tra Platinette e pagato 15 euro. Sei un incrocio tra Platinette e Giuliano Ferrara. Ma cosa sei diventato? Ma Giuseppe, almeno il cervello di Giuliano Ferrara. A me non fa paura niente, a parte lo squalo. E però ti dico che dopo 20 secondi dell'intervista su YouTube di Formiglie Greta, mamma mia, non so se mi faccia più paura lei o Formiglie in giacca e cravatta, che è credibile come me, è una manifestazione di potere al popolo. Mamma, che o in biblioteca anche. Credibile come te in biblioteca. Esatto. Involuto comunque, che non sei altro. Fammi dire solamente una cosa sui 5 Stelle. Sì, sì, a me dispiace che hanno preso questa mazzata. Perché io, cioè, però, ragazzi, dei 5 Stelle, volevo dirlo anche all'amico Grillino, ma voi cosa cazzo pretendevate dai 5 Stelle? È come i 5 Stelle sono come Parenzo e Cruciani insieme, all'opposizione spaccano il culo, ma quando vai a governare non è che vengono qua a fare l'analisi destra e sinistra. I 5 Stelle è normale che si disfano, perché o segui la linea di destra e perdi quelli di sinistra, quelli di destra. Quindi i 5 Stelle hanno fatto bene finché erano l'opposizione, una volta che vanno a governare sono finiti, ma è normale. Perché sono incapaci, dici tu, incapaci. Ma Giuseppe, se tu e Parenzo fate un partito, all'opposizione spaccate il culo, perché tu giustamente tieni una parte. Ma se andate a governare, arriva una nave dell'ONG, Parenzo dice la faccio scendere, te no, uno dei due cede e perde i voti di tutto l'altro. Ma è normale che anche Salvini la fate scendere?
Ma l'unico dettaglio nel tuo ragionamento, poverino, che è che anche Salvini li ha fatti scendere, li ha tenuti un po' in acqua, sì, poi li ha fatti scendere. Intanto Salvini bugiardo, te l'ha messo nel culo senza vasellina, te. E stasera proprio mi sa che ti devi mettere una cremina, perché ti ho visto. Eccolo, proprio quelle un po', che usi anche tu. Vedi che va già verso quella fase lì. Frate Gottardo, stasera vi inchiappettate bene, perché eccolo, eccolo, e ne parli e continui a parlarne in maniera golosa. Giuseppe, chi è che ha detto quella frase? Gad Lerner. Eccolo, vedi, vedi. Sì, ormai. Ciao Fabrizio, ciao. Sta scivolando. Ciao. Parezzo, vai a rubare. Grazie, grazie. Allora, senti, riguardando il PD, ormai abbiamo capito. Che hai capito? Che chi va a governo col PD va solo per rubare. Loro che sono fatti così, sia Gottardo che gli altri, considerano gli elettori di chi ha votato per i 5 Stelle e per la Lega delle Merde. Spero tanto che Salvini, Orban, Farage e Le Pen distruggano questa merda di Europa una volta e per tutte. Se non è ora, fra 6 mesi, fra 1 anno, dovete lavorare per distruggere l'Europa. Caro Salvini, caro Farage, caro Orban e cara Marine Le Pen, mi raccomando, non deve rimanere più niente di questa cazzo d'Europa. E per prima cosa dovete mettere in cantina questa merda di moneta. Non serve a un cazzo, serve solo ad affamare i popoli. Mi raccomando, Le Pen, Orban, Salvini e Farage, vedete che dovete fare, perché un po' è stricchio. La mutanda col buco. Io quando vedo il cerchio delle stelle sulla bandiera europea, pensi in fondo è un grande buco sulla mutanda. Fra 1 anno si ammoscia pure Salvini e andremo bene tutti quanti. Oppa, amico mio, trombata! È trombata, una dei grandi trombati. È il primo investimento sbagliato di Soros negli ultimi 20 anni. Negli ultimi anni, questo non è male. Di solito Soros li mette bene i suoi soldi. E invece stavolta l'ha messi male. Però devo dire la verità: negli ultimi anni, dove è andata la Bonino? Flop assoluto alle elezioni. Avete affrontato il tema. Olio di gomito. Guarda, io mi sono masturbato tantissimo. Tu ti sei masturbato tantissimo. Dopo il parto. Ah sì, ma adesso è anche comodo, c'hai i siti internet, ti danno una mano. Cioè, probabilmente alcuni animali che chiamano considerando andare a prostitute, ma no, come fai? Non ha senso. No, ma perché? Che schifo, adesso non mettere che schifo. Ah, dai, sono sposato, ti masturbi, è più economico anche. No, vabbè, ma qual risparmi è un sacco di soldi. Io, però sento che tra di voi c'è intesa, diciamo, non c'è certo. La cosa non è vissuta in maniera drammatica, mi sembra, no? Cioè era messo in preventivo. Poi si possono fare tante cose. Possiamo parlare con la signora un attimo? Sì, ci passi la trasmissione. Cosa hai fatto? Sta lattando, poverina. Sì, però cosa ho fatto passare? E che l'opinione di Gad Lerner valga come quella di Fabrizio da Milano? Questo tu hai fatto passare. Beh, è normale che sia così. Perché no, tu pensi che valga di più, cosa. Non ho capito. Ma di che parli? Ma di che per quale vale motivo? Di chi ha deciso questo podio? Mio nonno in carriola, chi l'ha deciso? Allora, perché tu ti senti di valere meno in quanto opinione, ne so, di un Lerner o di un altro editorialista o di un altro opinionista. No, sei Pietro da Torino, hai la tua legittimità, hai la tua forza, le tue opinioni. Sì, vale lo stesso. Qui funziona così, la tua opinione. Non lascia perdere Fabrizio. Pietro da Torino vale come Lerner, vale come Sallusti, vale come me. Ma nella vita è così. Dovete buttare giù i presunti re, dovete buttare giù i presunti questa valanga, questa onda nera leghista, non ti ha travolto ancora, no? No, non travolgerà niente. Adesso ci si diverte. Se avesse perso il PD, allora scapperei, ma visto che il PD riprende, adesso riprendiamo e ci divertiamo. A parte prendere i soldi a piene mani, cosa ci fa ancora a Treviso? Lei ragiona come un testa di cazzo, scusi. Io non sono qua a prendere i soldi. Beh, rimanga sull'oggettivo e quindi anche a guadagnare come un lavoratore straniero qualche milioncino. Succede, ma che cazzo ne sai tu, scusa, merdone, che ne sai tu? Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Scusa. Ma non è mica una cosa spregevole, certo che però a Treviso, nella leghista Treviso, insomma, si sta bene da un certo punto di vista. Ma Treviso che non è della Lega. Ah, ok. Ho capito, però meno della metà, meno della metà. A Treviso, allora vi dico, cagoni. No. Vai a cagare, va a sprangate, bisogna prenderli. Voi fascisti di merda.
Il problema non è quello, perché io non ho appoggiato Casa Pound, io ho difeso il diritto di Casa Pound, di 40 persone di Casa Pound a fare un corteo a Genova. Ovviamente difendo anche il diritto di contestare questo corteo pacificamente. Sarà Sandir, per me è una stronzata, perché che bisogno c'è di contestare uno che fa campagna elettorale? Non ha nessun senso logico, però va benissimo, siamo in democrazia, come c'è una manifestazione ci può essere una contromanifestazione, non è quello il punto. Il problema è che questi qua sono talmente inesistenti che voi rischiate, almeno mediaticamente, di creare un mostro. Beh, sì, voi, tu no, Gottardo, un mostro? Ma sì, rischiate di creare un mostro dove non c'è il mostro. Dici, miei, i neoborbonici, mi hanno denunciato, i neomelodici hanno denunciato, hanno mandato un dossier all'AGCOM qui a Bari. Vabbè, Simone, che mi volevi dire? Semplicemente che oggi è una giornata tristissima, qui a Bari chiudono i negozi ogni due giorni, qui chiude tutto, è bastato. Che vuol dire chiude tutto? Che cazzo vuol dire chiude tutto? Ragazzi, qua stiamo male, qui è triste. Stiamo male, qualcuno sta bene, qualcuno sta male, stiamo male, ma non c'è reddito di cittadinanza, mi scusi, lei non ha fatto domanda del reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza, lei è grillino, ma assolutamente sì, sono fermamente grillino da sempre, ecco perché dico oggi allora. È una giornata triste. Perché, ma scusi, Di Maio, ma ce lo ricorda Di Maio sul balcone che diceva abbiamo sconfitto la povertà? Non Lucano, non è manco entrato nel comune del Riace. Sì, è vero, trombato pure il signor Lucano, sì. Grande eroe dell'accoglienza. Lucano è stato sindaco per lungo tempo, mi pare. Sì, però è stato trombato. Adesso è stato trombato. Anzi, qualcuno negli anni 30 all'inizio prese anche tanti voti. Vabbè, adesso il solito paragone stai facendo. Nessuno ha fatto un paragone, ma è ovvio che tu fai delle politiche. Fanno tutti, dai. No. Su. Marta, signori, buonasera, arrivederci. No, Vittorio, andate no. A fare in culo tutti quanti. Ma per l'amor di Dio, ma di quello che dite non ci frega un cazzo. Gli ebrei si sono suicidati, erano così stronzi che si sono suicidati. Ma che cazzo dici, Pinocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni. Onore a Benito Mussolini e vaffanculo a te. Hai capito, figlio di puttana? Trovato the first vagina beer in the world. La birra al sapore di figlia. Sai, tutti noi abbiamo un amico che ti porta due bottiglie di birra. È una birra prodotta in Polonia. Sì. La cosa incredibile paese è che tu sovranista. apri cioè, l'etichetta della birra, tu la sposti un attimo, è adesiva, si apre e c'è The Essence of Paulina. Da me c'è The Essence of Monique. Cioè veramente Monique. All'essenza di Paulina. Evidentemente hanno preso l'umore della figa di Paulina. No, dei batteri vaginali. Batteri vaginali. Contiene batteri vaginali di Monique. Ma voi ci credete pure, questo è il bello. No, non lo so se ci credo. Voi ci credete pure. Un attimo, stappa. Di chi è quella? Di chi è? Di Monique, la bionda Fammi Monique. Fammi sentire la figa di Monique, ti prego. No, l'essenza di Monique è uguale, la figa. Cioè, la figa di Monique, vai. Allora, stappa. Perché ho il cavatappio a forma di cazzo che non mi funziona tanto bene. Eccola qua, l'ho stappata. Beh, devo dire che effettivamente non conosco Monique, ma mi sembra quasi di conoscerla. No, versiamo un attimo. Versami questa birra, voglio sapere se veramente c'ha. Ragazzi, questa è la birra al sapore di vagina. Guarda come fa, che bel perlage che c'ha. Senta un attimo, che vai. Continua. Versiamo. Sta versando in questo momento Gottardo la birra al sapore di figa. Senti. Questa è Monique, al sapore della figa di Monique, e chissà chi è, sarà tutto inventato, probabilmente. Voglio sentire se c'è qualche cosa, oppure una sola tremenda, come io immagino. La sola. Un attimo. Ragazzi, che vi devo dire? Sembra birra e basta, dai, su. Cioè, se uno come fa, è tutto marketing. Perché intanto c'è un partner che è un filo comunista opportunista. Quindi. Sì, va bene, d'accordo. Quello d'accordo, ognuno è quello che è. Io di tenere il sedere a bagno con il ghiaccio, che vedrai che gli passa a bruciare. Però vuoi capire una cosa? Visto che lui è un filo islamico. Addirittura. Gliel'ho detto. Mentre invece quello che avevo vicino io, che mi ricordava Don Camillo. Don Tam, un po' fascistone. Don Tam. Beh, sempre meglio tornare alle origini che avere quella gente lì vestita alla come si chiamano, centri sociali. Pure Bergoglio per te è un esponente praticamente dei centri sociali, mi sembra di capire. No, Bergoglio non ho nessuna simpatia, solamente un comunistello, viene dall'Argentina, dalle favela. Li salutiamo e benediciamo da Portofino. Amatissimi figli, dica pure, mandi pure il suo messaggio divino. Il messaggio si spiega col fatto, facilmente verificabile anche in rete, sì,
oltre che in numerose riviste cartacee, che noi avevamo previsto negli ultimi 3 anni, per esempio, tutto ciò che poi si è verificato, compreso naturalmente, oltre che il crollo, come tutti sanno, del Duce Buffo e dei suoi servizi ripugnanti, sì, anche gli sviluppi ulteriori, quindi il governo del cambiamento, per esempio, sì, noi l'avevamo previsto quando c'erano dei rettili schifosi che invece dicevano il contrario. Sì. Poi abbiamo anche detto che questo governo, col caso Siri, non sarebbe caduto quando altri topasti squallidi e invereconti dicevano il contrario, anche perché non ne capiscono nulla di politica. Assolutamente. Quindi figuriamoci. Assolutamente. Detto questo, noi salutiamo con favore la clamorosa vittoria di Matteo il Grande, sì, e dei suoi collaboratori, e plaudiamo anche alla sostanziale vittoria emergente, sì, di chi? Di Fratelli d'Italia, naturalmente, sì, fedele alleato della Lega Nazionale. E a questo punto si apre uno scenario per l'Italia, sì, scenario politico, che potrà essere diversificato a seconda della correttezza di comportamento del Movimento 5 Stelle. Però beh, a parte questo, però Divino, a parte questo, io andrei subito però al sodo, cioè andiamo al sodo, al messaggio che lei ha mandato, ecco, urbi e torbi, il messaggio, quindi, che comunque è leggibile anche nella nostra pagina Facebook ufficiale, sì, messaggio dopo la clamorosa vittoria di Matteo, certo, il Grande. Benissimo, lo zio rincoglionito di Fusaro. Allora, esatto, caro Divino, un attimo solo. Esatto. Voi avete lì un povero, sì, topo, sì, di Spogna, sì, che, sì, non, ecco, ha mai azzeccato una sola corda. Sì. Bravo. È un poveretto, incolto, sì, ignorante, uno squallido rettile, un rifiuto di un generale che lì chiaramente, con tutti i danni, lo abbiamo detto migliaia di volte, perché palesemente era comandato, palesemente meglio, i servizietti, e potete immaginare di quale genere, anche se noi troviamo libretto al solo pensiero, un attimo, quel corpo squallido, brutto, ripugnante, ricolto di peli, di ogni sorta di nefandezza, possa essere oggetto di qualche Divino, scusi un attimo, Divino, scusi un attimo. Inoltre la sua mente è inesistente, è una zucca vuota, vorrei soltanto dirgli una cosa, se possibile, perché lui, come questo tutti lo sanno, è semplicemente un, sì, venditore tutti fallito, sì, incapace, sì, di fare. Vuoi dire solo una cosa? Divino, scusi un attimo, Divino, scusi un attimo. Se venissero meno, sarebbe buttato da chiunque avesse un minimo di comprendonio facilmente nel cesso più vicino o nel pozzo. Un attimo, Divino, un attimo, Divino. Scusi, Parenzo, che cosa hai da dire al Divino? No, no, un non messaggio abbiamo nulla, noi non parliamo, no, aspetta, con i topi, un messaggio rapidissimo a voi. E vi consigliamo di usare un insetticida di buon livello per eliminarsi sulla faccia della terra. Questo ripugnante essere, questo nemico della patria, questo sottone vergognoso che ammorba l'aureo vestoso e umilia qualsiasi città italica, va spazzato via, perché è ripugnante e per la sua sola presenza disgusta qualsiasi essere che abbia comprensione della propria dignità. E con ciò noi benediciamo i vostri ascoltatori, grazie, vittime di questo sozzone, e ce ne ritorniamo ai nostri importanti nel tuo gabinetto, impegni. Esattamente, noi vi nel gabinetto, tirando l'acqua, tirando l'acqua del gabinetto. Addio. Grazie, grazie. Addio, vai a fare il culo. Ma che vuol dire l'onestà? Ma che cazzo ci frega dell'onestà? Ciao, amico mio, italiani! Italiani!